soltanto il 25 di novembre. La società deve essere impegnata tutta, soprattutto a supporto delle associazioni come la nostra, che tutti i giorni fanno la differenza. Non sono la differenza le donne, ma la fanno nella vita di tutti i giorni, come madre, come moglie, come donne fortemente impegnate in questa società. Diamo una mano ad ogni donna che vuole ritornare a riappropriarsi della propria esistenza, perché chi vuole denunciare sappia di non essere sola. Piazza di Ostia, oggi a testimoniare appunto il laboratorio Una Donna, e siamo contenti insomma che ancora andiamo avanti con questa bella iniziativa, e sempre nel rispetto delle donne. E proprio ieri è successo insomma la notizia che anche quest'anno insomma abbiamo ricevuto parecchi consensi da parte delle persone, e siamo contenti e allo stesso tempo comunque testimoniamo il fatto che in Italia ancora esiste il femminicidio, ancora esistono violenze sulle donne, e questa cosa ci rattrista, però noi siamo presenti sul campo e sul pezzo e cercheremo di aiutare più persone possibile. Siamo contenti che il maestro Monti, così come tanti altri artisti, hanno sposato la nostra causa, e già dal 2014 è sempre con noi nelle piazze per portare avanti il Mai Violenza Tour, che testimonia proprio l'impegno di artisti e operatori antiviolenza contro ogni forma di violenza. On my knees, I pray. Per questa giornata, e sono temi importanti. La violenza diciamo per le donne è un tema che purtroppo è sempre più attuale. Noi come Istituto Giovanni Paolo II cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi che la violenza non è solo la violenza fisica, ma esistono tante forme di violenza, e molto spesso la violenza non verbale è anche più crudele di una violenza fisica. Cerchiamo di educare i nostri studenti a questo, a valori concreti e reali. Troppo spesso la nostra società mette ai nostri ragazzi dei finti miti. Le serie televisive ci raccontano che più si è trasgressivi, o comunque più si superano certi limiti, più si riesce ad essere apprezzati. Beh, non è così. I cantanti molto spesso utilizzano anche dei linguaggi che sono sbagliati, che trasmettono dei valori negativi di violenza e di un senso di angoscia. Questo non deve essere, non deve far parte della generazione del nostro futuro, e noi cerchiamo con queste iniziative di trasmettere dei valori ai ragazzi, che sono sempre più volti al concetto di felicità, di sorrisi, nella speranza che questi episodi di violenza nei confronti delle donne, educando le nuove società, cessino per sempre e finiscano. Per il forte segnale contro la violenza e contro ogni forma di dittatura in nessun senso. Non bisogna trascurare le minime origini. La scuola Giovanni Paolo II è contro la violenza
è contro ogni forma di repressione, è a favore della libertà. La libertà che va educata, va inculcata fin dalla fase elementare, cioè nella loro formazione. Questi ragazzi ne è l'espressione. Oggi godiamoci questo spettacolo che sicuramente sarà carino in un contesto delicato, e quindi ringrazio anche chi è che ha organizzato il tutto e le insegnanti che si sono dedicate alla formazione di questi ragazzi. Buon lavoro a tutti e grazie ancora per l'invito e per la realizzazione di questo piccolo spettacolo. Grazie. Violenza sulle donne è una giornata di riflessione, soprattutto di grande partecipazione su quella che è sì il femminicidio e quindi, ma tutto quello che è un'analisi sociologica dietro queste violenze. Non solo la vicinanza verso le donne che hanno subito violenza, ma soprattutto l'intento e il dovere di poter prevenire. Prevenire attraverso chiaramente il lavoro delle istituzioni che devono poter supportare chi ha paura e non ha coraggio quindi di denunciare, ma soprattutto chi ha la necessità di essere supportato dal punto di vista psicologico e quindi anche dalle istituzioni. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni, in questo caso municipali e comunali, devono poter lavorare in sinergia affinché ritornino quegli spazi neutri, quegli spazi in cui si possano supportare gli studenti da una parte, gli alunni che molto spesso sono i primi a denunciare quello che avviene all'interno delle mura domestiche, perché in sé portano anche delle spaccature, delle grandi ferite, e dall'altra le istituzioni che possono invece appunto riaprire quei centri che sono dei punti di riferimento per quelle donne che hanno voglia di dialogare e di essere soprattutto, hanno necessità di essere supportate. Un plauso chiaramente al laboratorio Una Donna, a Maricetta Tirrito che si spende veramente da tanto tempo per essere vicina alle donne che hanno subito violenza, e io mi auguro che da qui in poi si possa portare avanti un percorso condiviso con le istituzioni. Oggi ho partecipato a questa manifestazione con grande piacere, perché è un tema molto molto sentito per il nostro paese. La violenza sulle donne è un qualcosa di aberrante che dobbiamo fare in modo di sconfiggere assolutamente. Questo laboratorio Una Donna è un'organizzazione proprio a difesa e a tutela di quelle donne che hanno o che subiscono violenze all'interno delle proprie mura familiari. Quindi chiunque si trovi in questa condizione può contattare il laboratorio Una Donna e troverà sempre una porta aperta. Noi come istituzione, come politica, cerchiamo di fare di tutto per supportare e incentivare questo tipo di attività.